Ciao a tutti gli ascoltatori di Nefi Mag, di questa auto-intervista attraverso i canali di Nefi Mag. Un bacio grande a tutta la redazione, grazie per avermi raggiunta anche oggi in questa giornata calorosissima a Roma, a casa mia, e lo avete fatto mandandomi delle bellissime domande che adesso mi impegnerò a leggere e alle quali risponderò, spero insomma di essere abbastanza esaustiva. Per chi non mi conoscesse, io sono Beatrice Schiaffino, sono attrice, sono originaria della Liguria, di Genova, e attualmente vivo a Roma, come vi ho anticipato. Questo è un angolino della mia casa e mi appresto a rispondere a queste bellissime domande. La prima è: che rapporto hai con te stessa? Attenzione! È cambiato nel corso del tempo? Se sì, cosa diresti alla Beatrice del passato? Wow, veramente bella domanda. Allora, il rapporto con me stessa ad oggi è, devo dire, molto ricco, molto, molto fluido, molto, oddio, la parola fluido adesso viene usata in tantissime accezioni, ma la fluidità davvero della vita, dell'accogliere quello che arriva e del essere aperti, no? A quello che arriva e a portare nel mondo la propria energia. Quindi penso che il rapporto con me stessa sia stato un percorso e lo è tutt'oggi, come penso per ciascuno sia un'esperienza che anche può variare nel tempo. Per me la chiave è stata proprio quella di accettare quello che c'è, la bellezza di quello che c'è, anche degli ostacoli, di come poterli usare, rielaborare nella mia vita e di accettare sempre le sfide che arrivano, in modo abbastanza appunto. Sia determinato, ma anche in qualche modo con un po' di pietas, no? Per usare un termine invece antico, quindi con un po' di amore e di cura verso se stessi, anche di comprensione. Beh, io oltre ad essere attrice sono anche counselor psicocorporeo e relazionale, quindi mi è sempre interessato l'essere umano da più punti di vista. E sicuramente sono due professioni che mi danno tanto in questo senso entrambe. Il lavoro come attrice comunque è sempre una continua esplorazione, ricerca, elaborazione di temi tuoi o non tuoi e così insomma si scoprono veramente tante parti di sé e devi metterti in gioco completamente, quindi questo significa lasciarti aperte tutti i vari porti, i vari canali che sono dentro di te, il che richiede un lavoro notevole. E al tempo stesso, appunto, anche come counselor, sono sempre stata molto aperta alla crescita personale, alla formazione, a fare anche percorsi di terapia. Quindi mi piace tanto l'esplorazione, la consapevolezza, l'autoconsapevolezza. E quindi diciamo che nel tempo quello che è cambiato forse è più un discorso di accettazione, di self-compassion, di amore. Verso me stessa e anche le mie fragilità e così come anche di accettazione anche dei punti di forza, senza più dovermi, diciamo, nascondere o tirare indietro. Quindi una consapevolezza maggiore significa proprio sentire, secondo me, queste parti di sé anche diverse e accettarle e stare con loro. E quindi alla Beatrice del passato direi semplicemente: vai avanti, fidati e affidati di più a te stessa e al cammino che ti si pone davanti. Vediamo la seconda. Hai interpretato il ruolo di Patrizia nella commedia L'anatra all'arancia, la regia di Claudio Greg Gregori. Cosa ne pensi del tuo ruolo? Ti sei trovata in una situazione simile nella vita reale? Allora, intanto facciamo riferimento alla commedia cult L'anatra all'arancia, molti di voi se lo ricorderanno. È una commedia divertentissima, ho avuto il piacere e la gioia di essere scelta per questo spettacolo e diciamo la trama in soldoni è una coppia un po' stanca, interpretata da un meraviglioso Emilio Solfrizio e una splendida Carlotta Natoli, che appunto vedono un po' vacillare il loro matrimonio. Scoperto, diciamo, il tradimento di lei, lui si dovrà in qualche modo ingegnare in modo molto pirotecnico per cercare appunto di riconquistare sua moglie. Lui, che tra l'altro è
e invece un traditore seriale, tra parentesi, però in quel momento non viene fuori questo aspetto. E Patrizia, il ruolo che interpreto, è un ruolo molto divertente che appunto mi ha affidato Claudio e sono veramente felice perché Patrizia è un po' un elemento che da una parte è un elemento fondamentale dell'ingranaggio perché viene chiamata dal suo capo, che è appunto Emilio Solfrizzi nella commedia. E viene chiamata da lui in quanto segretaria a interpretare la parte dell'amante. Quindi entra in questa casa, in questa dimensione, dove si ritroverà con i due coniugi, il nuovo amante, e lei sarà un po', da una parte, elemento scatenante di tante dinamiche, dall'altra è pur sempre, diciamo, libera da certi ingranaggi, mentre loro sono più interconnessi a livello emotivo. E quindi è stato estremamente interessante prendere questa posizione e poi anche è stato interessante perché abbiamo fatto una lunghissima tournée nazionale tutto quest'anno e da novembre riprendiamo una tournée nazionale in tutta Italia, molto bella fino ad aprile. E la cosa bella di queste lunghe tournée è proprio che hai la possibilità di abitare il personaggio per tanto tempo e quindi anche di lasciare che attraversi, oltre che appunto le prime cose, diciamo che vai in studio, però poi a un certo punto diventa proprio parte integrante del tuo percorso in quel momento. E quindi è interessante perché Patrizia è molto lontana da me, è totalmente un altro tipo di persona, ma mi sono ritrovata molto nella sua libertà, che però agisce in modo completamente differente da quella che poteva essere la mia dinamica di Beatrice. Cioè, lei è nella totale leggerezza, sfrontatezza, è completamente rilassata nel suo agirsi nel mondo perché comprende delle dinamiche a livello molto elementare, perché diciamo è un po' la parte, sembra un po' la parte appunto della segretaria, il cliché un po' scema e bella, no? E al tempo stesso in questo cliché poi si rivela avere comunque una visione del mondo molto chiara e molto interessante, quindi è divertente insomma per me agire sempre un po' su questa linea sottile, no? C'è o ci fa, è completamente fuori o sta capendo e ci gioca con le situazioni e spesso è la seconda, quindi sicuramente mi ha divertita molto scoprire insieme a lei questa parte di leggerezza che però non è vuota, è una leggerezza scelta in modo istintivo e che agisce nel mondo così, proprio di pancia, mi viene da dire. E mi sono trovata in una situazione simile, no, non mi è mai capitato e non so se nel tempo posso aver prestato, diciamo, il gomito a qualche situazione, ma soprattutto magari può essere successo con delle amiche o delle cose del genere, ma diciamo che in questa situazione di triangolazione per fortuna non mi sono mai trovata e insomma mi accontento di esplorarla in scena, mettiamola così. La commedia La natura all'arancia è stata protagonista di un'intensa tournée, come stavo dicendo. Com'è stato vivere questa intensa esperienza? Beh, magnifico, magnifico, nel senso che un po' vi stavo raccontando anche prima. È stato magico vedere intanto dei teatri così belli, così grandi, così pieni. Cioè, vedere la gente a teatro penso che sia il regalo più bello proprio per un attore, ma anche per la nostra vita culturale, perché è fondamentale. Questa è una commedia che vuole fare ridere prima di tutto, che è un'azione fondamentale che spesso ci dimentichiamo purtroppo nel quotidiano. Ma anche riflettere, perché fa riflettere molto appunto sulle dinamiche, sulle relazioni, su come ci possiamo porre nel mondo, quali sono poi alla fine le cose che valgono, che vale la pena anche salvare, no? E alla fine Lisa e Gilberto, i protagonisti, si ritrovano. No, non faccio spoiler perché è così una commedia così appunto famosa e cult che è bello vederla anche se uno sa già quale sarà la dinamica, e lì si decide di salvare l'amore
comunque a qualsiasi costo e cercando invece di dire lavoriamoci, se non ha funzionato così, non funziona più per certi motivi, eccetera, chiediamoci perché e proviamo a rimetterci in gioco. Io credo che sia un messaggio bellissimo e quindi anche portarlo in scena è stato sicuramente per me una grande occasione anche proprio di crescita come attrice, perché sono sul palco con dei professionisti giganti e non ho nominato anche Ruben Rigillo e Antonella Piccolo, e sono tutti veramente dei grandi professionisti di mestiere da tantissimi anni, e quindi sicuramente anche stare con loro, assorbire insomma la loro professionalità è stato bellissimo. E poi insomma io non vedo l'ora di rincontrare il pubblico, perché per me stare sul palco è la cosa più bella, più naturale, dove mi sento più libera, più felice nel mondo. Quindi insomma, evviva le lunghe tournée, che sono purtroppo rare in questo periodo storico, ma invece quando si azzecca lo spettacolo, si azzecca il cast, si portano dei messaggi importanti, la gente va a teatro, e quindi bisogna preservare e curare questo aspetto con quanta più cura ci si possa mettere. E vorrei fare un appello, non so se mi ascolteranno mai, ma anche alle istituzioni, a tutti coloro che possono davvero portare un contributo anche concreto per sostenere questo tipo di spettacoli, perché lo spettacolo appunto viene dal basso sempre, perché è una necessità anche di pancia, di istinto, ma poi deve essere portata al pubblico e deve essere anche diffusa quanto più possibile. Quindi questa penso sia stata anche una commedia molto fortunata per il connubio di due, abbiamo appunto Emilio Solfrizzi e Claudio Greg Gregori, che sono due giganti della comicità italiana, con due comicità molto differenti. Quindi in questo spettacolo è interessante vedere proprio il connubio, che cosa ne è venuto fuori e da queste due comicità così differenti, ma al tempo stesso complementari. E quindi insomma sono molto orgogliosa di questo spettacolo, non vedo l'ora di ricominciare la tournée. Come riesci a conciliare la tua vita privata con la tua vita professionale? Non so se sia intenzionale, però questa è una domanda proprio da attrice che fa la tournée, insomma, perché partiamo e stiamo via fuori casa anche per 20 giorni, torniamo per un giorno, 18 lavatrici e si riparte, nuovo bagaglio, nuove avventure. E è una vita che ti scegli con tanto amore, che continui a fare proprio perché la ami, ed è estremamente per me stimolante, divertente, nonostante le sue mille sfaccettature di fatica. E sicuramente insomma non è magari sempre facile conciliare le due vite, professionale e personale, però io devo dire che mi sento estremamente fortunata, perché ho trovato un compagno che mi capisce, che mi sostiene e fa un lavoro simile, anche se non uguale, perché è regista di cinema, e riusciamo ad avere un linguaggio comune. Questa è già una grande, grande fortuna, perché avendo un linguaggio comune possiamo anche confrontarci, anche quando arrivano magari alcune difficoltà, risolverle nel giro di poco. Ecco, quindi diciamo che non ho grosse difficoltà, è solo semplicemente una vita completamente sui generis rispetto a quelle classiche, dove si hanno totalmente altri orari, altre modalità, però io l'amo, quindi che sia sul set o che sia in tournée sono molto felice, molto gioiosa di farla, e chi mi sta accanto di solito capisce la mia gioia, la mia passione e non ne è spaventato, ma anzi mi sostengono, anche la mia famiglia mi ha sempre sostenuta. Cosa ne pensi dell'ecofemminismo? Esprimi una tua libera opinione. Caspita che domandine, bellissima questa. Allora, io sono sia per l'ecologia che per il femminismo, e quindi insomma l'idea dell'ecofemminismo, che fonde insieme queste due urgenze del mondo, mi interessa molto, devo dire. Non posso considerarmi magari ad oggi un attivista di qualcosa, ma penso nel mio piccolo di essere un attivista sicuramente, nel senso guardo all'ecologia da tanti anni, faccio tutto quello che posso fare per essere il più green possibile nel mio quotidiano, insegno anche agli altri in modo spontaneo, dando consigli, a condividere questo tipo di cultura,
è più rispettosa del pianeta che purtroppo sta andando a pezzi e dobbiamo in qualche modo mettere le toppe laddove si riesce. E così, insomma, anche per il discorso, diciamo, legato più al femminismo, ma io sono sempre stata in prima linea. Prima, quando ero, diciamo, più piccola, sono stata a lungo volontaria per il Telefono Azzurro, poi mi sono divulgata in tantissime battaglie contro la violenza sulle donne. Purtroppo io stessa, insomma, ho avuto brutte esperienze e devo dire che è un tema per me fondamentale. E quando si dice ah, oggi si esagera, ah, oggi si è diventati quasi intransigenti rispetto a certi temi, io penso che sia molto giusto, perché se non si è intransigenti su certe cose, si rischia di lasciare andare, si rischia di andare nell'automatismo, nello schema, e dobbiamo capire che è un problema sia quello dell'ambiente, sia quello riguardante le donne, che riguarda tutti, uomini e donne, bambini, anziani, tutti quanti, perché è un'urgenza planetaria. E sicuramente l'ecofemminismo mette insieme quest'idea, no, della fragilità, in qualche modo del nostro ecosistema, di come viene trattato e di conseguenza anche come la donna sia tra le prime, diciamo, ad essere vittima in più modi, non solo del patriarcato che impera nel mondo, ma anche delle scarse risorse e quindi a quello a cui andiamo incontro, trascurando il nostro pianeta, che penalizzerà sempre di più la parte delle donne piuttosto che degli uomini. E quindi bisogna essere uniti, non ci sono altri mezzi termini da utilizzare. Bisognerebbe che davvero tutti quanti cercassimo nel nostro quotidiano e nelle battaglie che vengono lanciate grazie ai social, grazie a delle grandi associazioni che si promulgano per questi temi, di dare la nostra energia, la nostra forza in questo senso, nel quotidiano e con queste azioni anche più collettive. Quindi per me è fondamentale ragionare su questi temi, ragionarci insieme e anche reinventare nuovi modi, perché appunto non è il matriarcato, tra virgolette, la risposta, ma è l'integrazione e quindi la possibilità di essere tutti liberi con pari opportunità, con pari diritti. E anche sicuramente pensando appunto al nostro ambiente, preservandone quello che è rimasto e cercando di dargli nuove opportunità, nuovi stimoli anche proprio per vivere. Cioè, nel senso che se non diamo questo tipo di importanza e cura al nostro pianeta e alla nostra società, che è il nostro environment in ampio senso, come facciamo a immaginare un futuro? Come può una donna intorno ai 30 anni immaginare di mettere al mondo un figlio ed essere serena? Senza considerare che poi appunto ci sono guerre in tutto il mondo, anche e soprattutto sempre legate alle risorse, all'utilizzo e sfruttamento purtroppo delle risorse che abbiamo. Quindi insomma l'argomento è amplissimo, non voglio dilungarmi, però è sicuramente fondamentale interrogarci e riflettere su questi temi. Ci sono stati momenti nella tua vita durante i quali hai pensato di mollare o cambiare strada? Beh, sicuramente sì, tanti. Il nostro lavoro come attori cioè, disseminato di tante fatiche, tante attese, tanti no. Però in quei momenti, cioè, sì, ti viene voglia di dire va bene, basta, mollo tutto e vado ad aprirmi il baracchino in riva al mare e vendo birre e non me ne frega più niente, ma in realtà il secondo dopo realizzi che, cioè, non potresti vivere senza fare questo, perché è una necessità. Ed è anche, secondo me, quando realizzi realmente qual è il tuo posto nel mondo, poi non puoi più tirartene fuori. Cioè, c'è un posto per ognuno di noi in base a quello che può portare nel mondo. E quando scopri qual è il tuo, tra virgolette, talento, ma è proprio appunto più che un talento, è un riconoscere le proprie risorse, quello che puoi portare davvero con cognizione nel mondo, devi coltivarlo, studiare per farlo, ma poi portarlo nel mondo. E quindi
accade di pensare di mollare tutto, ma è impossibile, impossibile. Per me è qualcosa di impensato perché, come ho detto anche prima, il mio posto è proprio sul palco davanti a una camera, perché raccontare storie, tirare fuori quelle emozioni ed emozionare gli altri e far riflettere chi mi guarda è sicuramente il mio canale per portare qualcosa nel mondo di concreto e di bello. E quindi credo profondamente in questo. Qual è la parte più difficile del tuo lavoro e come l'affronti? Ne ho appena parlato, le attese, i no, e bisogna lavorare sul, appunto, sempre riconnettersi al perché si fa questo, che è quello che ho appena detto, e sicuramente utilizzare anche tutte le energie che si hanno per lavorare sempre su se stessi e sulle proprie capacità. Cioè non si smette mai, risorse e capacità, cosa posso fare meglio, quindi formazione e crescita personale, perché è solo attraverso la consapevolezza che si può andare avanti. Scusate se mi vedete un po' accaldata, ma per l'audio ho chiuso le finestre, non ho acceso condizionatori, eccetera, però davvero luglio a Roma è davvero un po' challenging, però in ogni caso sono qui con tanta gioia. Hai mai sofferto d'ansia da palcoscenico o ansia in generale? Se sì, come l'affronti? Beh, ansia da palcoscenico no, nel senso c'è sempre un momento, io dico il passo prima di entrare in scena, che è un passo per me bellissimo, cioè un momento fantastico, perché è ovvio che prima è l'ansia, ma è un'ansia adrenalinica che ti, non lo so, senti tutto il corpo che è carico e motivato e tu impari anche ovviamente a incanalare queste energie, focalizzando qual è l'attenzione del personaggio, cercando di entrare nelle sue dinamiche. Quindi è un'ansia molto positiva, molto attivante, e nel momento in cui tu fai il primo passo e stai in scena, cioè per me non esiste nient'altro, sono lì. Ed è una magia perché sei sempre lì, nel qui e ora di quella situazione, e tutto il resto non esiste più, cioè sei solo lì in quel momento, non hai scampo, mi viene da dire, ma è fichissima questa cosa, quindi bellissima. Ansia, diciamo che è il mio tallone d'Achille. Mi ricordo, insomma, io ho studiato tanto, mi sono laureata, eccetera, mi è sempre piaciuto tanto lo studio, ma al momento dell'interrogazione era tipo come mandarmi al patibolo, quindi io ho sempre avuto tanta ansia da prestazione su quello, e come l'ho superata? L'ho superata cercando di lavorare invece sulla consapevolezza di quelle che erano le mie risorse, come dicevo prima, no? Cioè si deve lavorare sia sull'ostacolo, perché mi accade questo, come mai c'è difficoltà, eccetera, ma anche su che cosa posso fare io, che qual è la mia attivazione, come posso essere io più rilassata in quella situazione e far emergere di più le mie competenze. E questo è un viaggio bellissimo. Poi sono iperattiva, quindi in realtà a volte mi prende l'ansia ancora oggi, ma per 8 milioni di cose che faccio, poi a un certo punto mi dico: Beatrice, te lo sei chiesta tu di fare questa cosa, e quindi come te lo sei chiesta, puoi anche dirti: non la facciamo più. E quindi, insomma, mi parlo. Penso che questa sia una delle mie armi, davvero, di stare in contatto con quello che mi accade e di entrare in un autodialogo in modo che possa davvero capire quali sono le mie esigenze e quali sono invece quelle che sono magari sovrastrutture dettate dal momento, da altre cose che non c'entrano con me, che posso lasciare tranquillamente andare. Quindi ancora l'ansia in questo senso può diventare un bellissimo campanello d'allarme quando qualcosa non funziona fino in fondo e quindi va un pochino aggiustato. E quindi secondo me no, non ci sono emozioni negative, ci sono emozioni che vanno accolte. Hai preso parte a tantissimi ruoli, esperienze, eventi. Ci parli di quella che ritieni più importante, che ti ha segnato maggiormente? Beh, come avrete capito, io credo molto nel flusso, nello stare nelle situazioni, anche quelle scomode. A me sono arrivati ruoli che sentivo
molto molto miei e ruoli che non avrei mai affidato a me stessa, e quindi è stata una sorpresa, cioè, ma non è che non mi... cioè, il procedimento è sempre di stupirsi, come l'altro ha riconosciuto dentro di me alcune caratteristiche che posso portare nel personaggio, quindi dare maggiore attenzione a delle aree che magari sono più buie del nostro essere umano, che tutti abbiamo, ma attraverso questo meraviglioso lavoro che faccio posso andarle un po' a recuperare, a integrare, a vedere. Oppure, quando proprio ci sono dei pezzi che non hai, devi andarli ad abitare, come un esploratore da un altro punto di vista, che non è neanche il tuo, è proprio nuovo, quindi si fa tanta ricerca, cosa che io amo, si vanno a cercare storie simili, possono essere libri, film, interviste, situazioni di vario genere che sono fondamentali nella ricerca e quindi nell'acquisizione di dati che poi devi fare tuoi comunque. In questo senso penso che sia i ruoli differenti che mi sono capitati, ma anche tutte le esperienze più diverse che ho portato avanti, anche come presentatrice, appunto eventi, ma anche gli spettacoli. Io ho esplorato tantissimo, dai recital con musica classica al teatro di prosa, poesia, recital che mi fanno impazzire, ma anche poi performance fisiche di denuncia. Quindi insomma, ho esplorato ed esploro tanto proprio perché ogni esperienza, anche la più diversa, mi porta dei pezzetti, mi porta una conoscenza diversa dell'essere umano, dell'essere artista. Scopro cose che mi piacciono, che non pensavo, altre che invece pensavo mi piacessero, non lo scopro che non mi piacciono più. Quindi insomma, è tutta una gioia, una curiosità che sento e che fa parte di me, e penso che non cesserà mai. Cioè, il mio interesse per il mio lavoro è proprio quello di scuriosare nell'essere umano, nelle sue varietà. Quindi faccio la presentatrice, ruolo presentatrice, faccio la cosa performance, entro nel meccanismo di sto col mio corpo e sto con i colleghi. Monologo, sto io e porto quel mondo in toto e sento la responsabilità e la gioia di portare quella cosa, quel peso da sola. Quindi, insomma, è anche una cosa che direi ai colleghi o agli aspiranti attori, a chi vuole intraprendere questa carriera. Fa per voi se avete voglia di esplorare. E secondo me, chi sceglie solo una cosa si perde tant'altra roba che è meravigliosa. Certo, poi bisogna mettersi lì, rimboccarsi le maniche, saperla fare, quindi mettersi in gioco totalmente, però è qualcosa di magico se riesci davvero a lasciare le porte spalancate. Cosa vuol dire Beatrice? No, cosa vuole Beatrice ora dalla sua vita? C'è qualcosa che manchi o desideri? No. Nel senso, desidero tutto e nulla in particolare, nel senso che sono molto felice e appagata da quello che c'è oggi e sono sicura, ho questa grande fiducia che quello che sento mi porterà comunque altri tipi di esperienze che ancora non conosco, altri ruoli, certo, desidero girare dei film ulteriori, affrontare altri ruoli. Mi piacerebbe fare una serie perché ne ho fatti alcune, ma con piccoli ruoli. Mi piacerebbe affrontarne una lunga perché ci sarebbero sicuramente più cose da vivere come personaggio. Quindi i desideri sono tanti, sicuramente, però rimango ancorata al presente e quindi con uno sguardo aperto, fiducioso. E desiderando tanto, ma al tempo stesso non pretendendo niente, quindi non voglio dire che mi manca qualcosa. Desidero tutto, ma no, non mi manca niente. Hai un messaggio da dedicare alle donne, soprattutto alle donne del futuro? Forza, tanta forza nell'accettare la propria forza davvero, cioè spesso non ci permettiamo anche di accedere alla parte delle nostre
risorse che abbiamo, quindi ci mettiamo un po' da parte. In realtà godersi fino in fondo e avere la forza e il coraggio di viversi fino in fondo la propria forza che tutte noi abbiamo dentro, nel rispetto di noi stesse prima di tutto e poi per portare al mondo qualcosa mi viene da dire di dolce, che non è la dolcezza in generale, ma questa dolcezza di compassione, di verità, che può permettere davvero di entrare nell'altro e nel mondo con delicatezza, con gentilezza, con quella forza che è la stabilità anche, l'affermatività. E quindi abbiate il coraggio, e lo dico anche sempre a me stessa, di riconoscere la propria forza e le proprie fragilità come un punto di forza. Quindi di accettarsi e riconoscersi, e in modo che anche il mondo possa riconoscerci e rispettarci per quello che ci meritiamo. E quindi andare avanti, determinate, non mollare mai, anche se sembra qualcosa di impossibile, andare in quella direzione. Senti di vivere in una società che valorizza la donna e soprattutto la faccia sentire libera? Qui avrei da dire un po', nel senso che la donna fatica ancora tanto, troppo, eppure siamo in Occidente in una situazione assolutamente privilegiata. Io sono una donna bianca, in una situazione, vivo in una città importante nel mondo e dove sicuramente posso andare in giro vestita come voglio e promuovere anche il mio pensiero in modo libero. Però, come stiamo vedendo, tanti diritti oggi vengono rimessi in discussione a partire dall'aborto e non vengono permesse tante altre cose che invece dovrebbero essere quantomeno diritti e possibilità per tutti. Poi ognuno è libero di decidere che cosa fare o non fare, ma dare la possibilità alle persone di agire in modo libero e consapevole è una cosa fondamentale. Le donne oggi hanno ancora giganti problemi nel mondo e sono problemi proprio di bisogni primari, di esistenza, di rispetto al proprio corpo, di possibilità di esporre la propria opinione. E questo accade in modo molto sottile, ma anche nel nostro paese, anche nel quotidiano che viviamo, nei micro comportamenti, oltre che nei macro. E quindi c'è ancora tanto da lavorare, dal gender gap in su e in giù. Quindi dipende dai posti, ma assolutamente sono vicina alle donne e non è ancora parità e non è ancora possibilità piena di espressione, non ancora libertà sul proprio corpo e i propri pensieri. Quindi c'è ancora tanto lavoro da fare e io sono con chi a fianco di chi lo fa, senza dubbio. Anche con i miei spettacoli cerco sempre di portare avanti questi temi, che può essere appunto anche con un ruolo leggero come Patrizia nella commedia. Oppure, come insomma, chi mi segue mi ha magari vista anche già in scena col mio monologo La Papessa, così come L'Imperatrice, sono dei monologhi che io ho deciso di autoprodurre proprio perché sono dei percorsi sul femminile, racconto di donne che hanno scandagliato il loro tempo pur di affermare se stesse. E queste donne sono del passato, ma parlano alle donne che siamo oggi, non solo alle donne, per fortuna. Quindi è fondamentale, con tutti gli strumenti che abbiamo, andare avanti su questo tema fondamentale. Ah, l'ultima domanda è curiosa come ultima domanda. Ti senti al sicuro quando cammini per strada o ti capita spesso di non sentirti al sicuro? Beh, devo dire, io sono stata anche vittima di stalking, ho avuto varie esperienze poco, poco gradevoli e come dicevo appunto, e questo lo dico da donna in realtà fortunata in Occidente, ma c'è ancora troppo da fare, tanto, tanto. Quindi no, non mi sento ancora libera, cerco di sentirmi comunque sicura perché sì, perché sono abbastanza consapevole di quello che posso. Come posso difendermi o reagire o non reagire a seconda
dei contesti e delle situazioni, cerco di tutelarmi molto e di tutelare anche le mie amiche. Magari facciamo una chiamata, ci accompagniamo a casa, quindi diciamo la parte della difesa è attiva. Quello che mi augurerei in futuro, e un futuro prossimo e un futuro a lungo termine per anche le nuove generazioni, mi piacerebbe che non ci fosse bisogno di questo, che fossimo libere di camminare per strada. E non vorrei essere brava a difendermi per strada, ma vorrei camminare davvero libera, e questa è ancora purtroppo secondo me un'utopia per la maggior parte dei paesi nel mondo. Poi ci sono altri paesi in cui sono un po' più avanti, però sicuramente c'è tanto da fare, e quindi andiamo avanti, unite e uniti, perché tutti insieme possiamo veramente cambiare le cose per l'ecologia, per il sistema, per le donne, per chi è un po' indietro e sta arrancando in questo sistema faticoso del mondo. Però ognuno con i suoi strumenti, io con l'arte cerco di farlo, e ognuno con i suoi strumenti portiamo avanti una causa che è comune, che è, sarebbe la gioia e la libertà di stare nel mondo con davvero apertura e curiosità e senza timori. Io vi mando un grandissimo bacio, e sarò stata lunghissima probabilmente, ma queste domande erano molto belle. Grazie ancora Nefi Meg, grazie a chi ha ascoltato tutta la mia video intervista, e vi auguro una buona estate, ho tanta gioia, e avanti tutta.